Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina nel mio ultimo video prima della partenza. Ovviamente ragazzi, ci tengo a sottolineare per chiunque magari non lo so se lo stesse chiedendo che non si tratta del mio ultimo video in che senso, cioè in maniera definitiva. No ragazzi, si tratta del mio ultimo video prima appunto del viaggione. Perché oggi? Perché ragazzi, è vero che noi partiremo il 1º marzo, quindi lasceremo questa casa il 1º marzo, però ovviamente dobbiamo disdire internet, ragazzi, con qualche giorno di anticipo, per cui lunedì annulleremo il contratto che abbiamo per internet e quindi vorrà dire che non avremo ovviamente più internet a disposizione per caricare video. Qualcuno magari potrebbe dire: ma perché non ti sei preparata qualche video da pubblicare durante la tua assenza? Perché ragazzi, prima di tutto, comunque non ho la minima idea di quanto tempo mancherò da YouTube. Dire questa cosa mi rattrista molto, vi dirò la verità, probabilmente si vede anche dalla mia espressione, però effettivamente è così, ragazzi, non ho la minima idea di quanto tempo mancherò da YouTube. Dipenderà tutto da come si svolgeranno poi le cose una volta arrivati lì in Italia. Non è detto che avremo subito a disposizione internet e quindi non sapere quanto tempo mancherò, ragazzi, significa avere comunque un tempo non precisato da riempire con video. Ovviamente sarebbe stato comunque umanamente impossibile, ragazzi, caricare anche tipo un video ogni 2 giorni, eccetera, però togliendo adesso il tempo che non so quanto tempo sarà appunto senza internet, comunque mi sarebbe stato praticamente materialmente impossibile, ragazzi, registrare altri video oltre quelli che ho registrato, insomma, in quest'ultimo periodo ogni giorno. Per cui io mi scuso in anticipo, ragazzi, se davvero non ho preparato assolutamente nulla da pubblicare durante la mia assenza, neanche insomma un video ogni tanto, però immaginerete ragazzi che l'organizzazione di questo viaggio ha richiesto tanto tempo, tante energie, tanta attenzione e quindi fare di più di quello che ho fatto adesso, insomma pubblicare video ogni giorno nonostante tutto, mi sarebbe stato praticamente impossibile. Per cui io in ogni caso vi chiedo scusa. E ci tenevo comunque a fare questo video, ragazzi, appunto per avvisarvi del fatto che da lunedì non si pubblicherà più niente sul canale fino, insomma, a data da destinarsi, perché vi ripeto, ragazzi, noi il 1º marzo partiremo, andremo in nave fino in Italia, sbarcheremo a Civitavecchia e poi da lì dovremo arrivare in Abruzzo, insomma, e lì comunque ci saranno ancora delle situazioni da definire per quanto riguarda dove andremo a stare in pianta stabile, quindi magari non andremo a stare subito, ragazzi, dove dovremmo andare a stare. Adesso non entro nei particolari perché comunque sarebbe inutile, però ci tenevo appunto a precisarvi il fatto che non avremo probabilmente internet quasi nell'immediato per questo motivo, perché non ancora si sono definite bene alcune cose lì e quindi non si è ancora definito bene, insomma, dove andremo a stabilirci in maniera definitiva. Quindi significa che non avremo molto probabilmente subito il posto dove poter attivare internet. Il motivo principale, ragazzi, del perché non vi so dire quando ritornerò a fare video è soltanto questo. E quindi, come ho già detto prima, probabilmente comunque mi si legge in faccia che non sono contentissima di questa pausa. È comunque una cosa, ragazzi, che deve avvenire per forza di cose, quindi volente o nolente questa cosa deve avvenire. Non ne sono contentissima, ma diciamo che sto mettendo in stand-by il canale non perché non voglio più avere la mia attività su YouTube, ma per forza di cose, perché comunque ci stiamo trasferendo, ci stiamo spostando per andare dove effettivamente vogliamo andare a stare e quindi diciamo che è una pausa a fin di bene. Quindi per un fine, ecco, molto più grande, diciamo così, e comunque appunto questo non è un addio, è soltanto un arrivederci al più presto possibile, ovviamente mi auguro. Spero veramente, ragazzi, con tutto il cuore che comunque non vi dimentichiate di me, non vi dimentichiate di noi, perché comunque conoscete Giocherina anche per insomma stare insieme a Rodrigo, visto che è una parte così importante della mia vita, quindi avete imparato anche voi a conoscerlo, quindi so che comunque molti di voi sono affezionati anche a lui, per cui spero che non vi dimentichiate di noi. Ovviamente ragazzi, se volete sapere comunque ogni tanto come vanno le cose, come si stanno muovendo, ci sono i social per questo motivo e cercherò di essere il più attiva possibile per quanto insomma l'impegno
impegni me lo permetteranno, sia su Instagram che su Telegram, per cui trovate il link in descrizione se doveste volermi seguire lì e doveste voler seguire lo svilupparsi di questo incredibile viaggio. Ah, e comunque ragazzi, piccola parentesi, domani sera saremo in live, io e Rodrigo, appunto per potervi salutare tutti direttamente, ovviamente prima di dare un taglio al wifi. Volevo un attimo condividere con voi le mie sensazioni riguardo quello che sta per avvenire. Per me continua ad essere incredibile, ragazzi, e penso di parlare anche a nome di Rodrigo, perché di solito io e lui ci ritroviamo molto sulle sensazioni riguardo le cose che ci accadono e non ci crediamo ancora totalmente, effettivamente, a quello che sta per accadere. Probabilmente ci renderemo conto che sta avvenendo soltanto quando sarà il momento di lasciare questa casa e di dare il via ad un nuovo capitolo della nostra vita. Non ci crediamo ancora, appunto. Siamo, perlomeno io, ragazzi, sono un pochettino spaventata e impaurita. Penso che sia una cosa normale, comunque lo è anche Rodrigo, mi diceva qualche giorno fa. Credo sia una cosa normale comunque perché è un passo importante. Significa ricominciare da zero comunque, cominciare una nuova vita in un nuovo posto, e non è semplice. Ci saranno tantissime cose a cui pensare, dovremo trovare due nuovi lavori, dovremo stabilirci lì e stabilizzarci lì e iniziare la nostra nuova vita lì, e non è semplice. Scusate raga, ma mi sento di aprirmi con voi come se mi stessi aprendo a degli amici, e quindi voglio insomma far sì che le mie emozioni vadano come vogliono andare. Quindi non è facile, non sarà facile, probabilmente, non so, il primo periodo, mi auguro ovviamente di no, potrebbe essere un pochettino difficoltoso, ma probabilmente neanche no, ragazzi, forse sono sempre io che magari col mio pessimismo parlo pensando in negativo, però io e lui abbiamo una buona sensazione su questo nuovo inizio e abbiamo l'impressione che andrà tutto bene, anche se non dovesse essere facile, comunque l'importante è che saremo insieme. E è comunque in Italia che vogliamo vivere, lo diciamo da quando ci siamo messi insieme praticamente, però vi dirò, sarà che io sono una persona, sapete, molto nostalgica quando vuole, quindi comunque per esempio l'idea di lasciare questa casa ovviamente mi rattrista, ragazzi, perché è stata la nostra prima casa, la prima casa che abbiamo condiviso insieme da soli io e lui, e ci sono ovviamente tanti ricordi qui dentro. Comunque ci abbiamo vissuto quasi 3 anni, ragazzi, e non sono pochi. Quindi mi sento triste comunque all'idea di lasciare questa casa. Sono triste ovviamente all'idea di lasciare la famiglia di Rodrigo, che comunque è tutta qua. La sua mamma e i suoi 3 fratelli sono qua. E so che andiamo a stare praticamente dove sta la mia famiglia, dove sta mia madre, quindi che questa lontananza finalmente verrà colmata, però
però la sua famiglia significa tanto per me. Ha significato tanto per me e significa tanto per me. Perché mi hanno accolta, ragazzi, sin da subito come se fossi una della famiglia. E non credo che sia molto semplice trovare dappertutto una situazione del genere, perché sapete, magari non è semplice, ecco, magari essere accolti sin da subito con così tanto calore, così tanta gioia e così tanto affetto. Non credo sia molto facile. Cosa che invece loro hanno fatto con me sin da subito. E mi sono trovata con loro e mi trovo con loro sempre benissimo, molto a mio agio, cosa che non è facile per me, ragazzi. Io sono un tipo che sa essere molto chiuso se non fatto sentire a suo agio, cosa che invece con loro non è mai successa perché mi sono sentita a mio agio fin da subito e questo mi ha permesso di essere comunque me stessa con loro, di far sì che si creasse comunque un bellissimo rapporto con loro. E quindi anche loro comunque mi mancheranno. Ovviamente, insomma, questo non significa che uno non si debba sentire più o vedere più. Per fortuna esistono, adesso ci vuole, le videochiamate, c'è modo comunque per sentirsi spesso, tutti i giorni. Però, insomma, vivo qua, ragazzi, da quasi 4 anni ormai e sono la mia seconda famiglia e comunque mi mancheranno moltissimo. Nonostante tutto, nonostante ci siano alcune cose, insomma, dello stile di vita magari che c'è qua in Spagna che non mi piacciono, perché mentire, ragazzi, sul fatto che in questa città mi sono trovata comunque molto bene, sotto tanti punti di vista. È una città che mi è piaciuta fin da subito, che trovo meravigliosa comunque, che consiglio sempre a chiunque di visitare perché è una città veramente bellissima, è una città che non ti fa sentire una formica nel formicaio, è una città che ti fa sentire persona nel mondo, quindi è una città a misura d'uomo, questo l'ho sempre detto, e adattarmi per me, ragazzi, pensavo non sarebbe stato facile perché comunque io venivo da un paesino piccolissimo e quindi pensavo che sarebbe stato estremamente difficile per me abituarmi alla vita di città. Invece vi dirò, ragazzi, e lo dico sempre a tutti, che qui mi sono trovata veramente bene. Mi sono sentita come a casa mia fin da subito e mi mancherà, ovviamente, da certi punti di vista, anche questa città. Sono comunque, ragazzi, cose, adesso parlando più generalmente, che hanno fatto parte della mia vita per quasi 4 anni, e cose, persone che mi hanno fatta sentire comunque bene, mi hanno fatta sentire come a casa. E quindi penso che sia normale che sentirò un pochettino la mancanza di tutto questo. E ci tenevo a raccontarlo perché vorrei un giorno poter riguardare questo video e dire: è vero. Andarsene comunque non sarà facile, però come vi dicevo precedentemente, questo era un passo che io e Rodrigo comunque dicevamo di voler fare da diverso tempo, quindi prima o poi quel momento sarebbe arrivato, il nostro desiderio si sta per avverare, sono un po' spaventata, ma credo che qualsiasi essere umano che mi assomiglia forse, perché io sono una persona che di solito i cambiamenti non li prende molto bene. E quindi dicevo, penso che ogni persona che mi assomigli un po', che quindi di solito fa un po' fatica a incassare i cambiamenti, diciamo così, si sentirebbe come mi sento io adesso. Però penso che bisogna solo andare, bisogna solo fare, non bisogna stare troppo a pensare, perché penso sia inutile, bisogna soltanto far sì che tutto fluisca e vada come deve andare. E credo che le cose stiano andando come devono andare. Per cui quando arriverà il momento sicuramente sarò spaventata, ma ci sarà Rodrigo, ci sarà un cambiamento che volevamo fare. Comunque non andremo a stare da soli, ci sarà vicino la mia famiglia, ci sarà vicino mia madre, quindi non saremo totalmente abbandonati a noi stessi e anche questo ci rincuora moltissimo. Quindi alla fine di tutto penso che questa paura passerà.
Io ragazzi vi chiedo immensamente scusa se questo video è durato tanto, però ci tenevo, come vi ho detto, a far sì che queste sensazioni rimanessero registrate in un video e ci tenevo comunque a condividerle con voi e a farvi sapere come mi sento, come ci sentiamo e a farvi sapere ragazzi che appunto sarò assente da YouTube, ma appena ovviamente mi e ci sarà possibile, ritornerò più grintosa che mai. E anche quando troverò un lavoro, anche se dovessi avere tanti impegni, vi posso assicurare, ragazzi, che cercherò di fare in modo, in qualsiasi modo, di continuare ad essere attiva su YouTube come lo sono stata in questo periodo, nell'ultimo periodo, insomma, negli ultimi anni. Ve lo posso assicurare, ragazzi, perché non ho la minima intenzione di abbandonare questa mia esperienza su YouTube, anche perché ci siete voi e penso che la parte più importante di tutto questo siate voi sicuramente e comunque un bel impegno, anche perché fare i video mi piace ragazzi, editare i miei video mi piace e mi piace quello che faccio, è vero, non ci guadagno praticamente niente, ma è questo insomma penso sia quello che conti, che nonostante tutto non mi importa, non è quello che mi importa, è l'impegno, insomma, che ci metto ad essere una bella cosa che mi fa sentire bene. E quindi vi prego, ragazzi, di portarmi con voi comunque nel vostro cuore e di non dimenticarvi di me e di noi. E niente. Tutto qua. Vi ripeto ragazzi che ci vediamo domani sera in live, penso verso le 8:30, 9, non sono ancora sicurissima dell'orario. Per quanto riguarda l'orario comunque vi aggiorno sui social o se no vi aggiorno insomma con i post qua su YouTube, mi raccomando. Per insomma un ultimo saluto in diretta perlomeno prima di staccare internet e della partenza. Grazie a tutti ragazzi per essere sempre presenti, ve lo dico sempre, e per esserci. Tutto qua. Grazie per essere stato ad ascoltare insomma i piagnistei di sta rompipalle. Noi ci vediamo domani sera. In ogni caso, ragazzi, ci aggiorniamo qua sui social. Vi mando un abbraccione, ragazzi, un bacione enormi. Vi voglio bene, raga. Mi mancherete tanto. Ciao, ragazzi.